Buon martedì a tutti e benvenuti in questo nuovo video delle pagelle ignoranti del Gran Premio del Canada. Prima di cominciare vi invito a seguirmi su tutti gli altri social che trovate in descrizione, iscrivervi al canale perché adesso usciranno una serie di video soprattutto su Formula 1 23, ma soprattutto andate a seguire il link che trovate in descrizione relativo alla mia postazione, una RS6 della Track Racer. Trovate tutte le informazioni qui giù in descrizione. Ma non perdiamoci in altre chiacchiere e andiamo subito con la sigla. Verstappen voto 10. Ogni settimana due ospiti diversi, ma il presentatore del podcast è sempre lui, Max Sall. Alonso voto 9,5. Ok, guida da Dio, ma secondo me la sua interpretazione più bella è stata quella in pit lane, quando Hamilton ha fatto quella sorta di unsafe release e si è messo lì a interpretare tutto col volante, come se avesse dovuto frenare di colpo dai 3,50. Fernando DiCaprio. Hamilton voto 9,5. Era più a disagio lui in mezzo a Verstappen e Alonso che a Tsunoda durante un corso di meditazione. Drummer time. Leclerc e Sainz voto 9. Non ho dato di più perché hanno completamente cannato la qualifica. Sembra che hanno passato l'intera serata a prendersi a schiaffi per capire se ciò che hanno vissuto era stato un sogno o se realmente erano riusciti a terminare una gara senza problemi di affidabilità, senza un'usura gomme pazzesca e con una strategia top. Sogno o sollesto? Perez voto 7. Ormai è chiaro e palese a tutti che fino a Baku, quindi le prime gare del campionato 2023, le ha guidate Ricciardo spacciandosi per lui. E noi non ce ne siamo mai accorti. Ciechi. Albon voto 10. L'estate sta arrivando e lui è ormai entrato nel clima e villaggio turistico dando il via al trenino. Animatore. Ocon 8,5. Stanno dietro ad Albon, anche a lui è venuta voglia di estate, voglia di far festa, voglia di ballare. Infatti ha iniziato a ballare col posteriore. Twerk. Stroll voto 8. Ha atteso 6 anni per restituire a Bottas il sorpasso al photo finish di Baku 2017. La vendetta è un piatto che va servito freddo. Bottas voto 8. Viene superato da Stroll per 30 millesimi perdendo la decima posizione, ma poi ci rientra perché Norris aveva una penalità. Che Bottas di cu***o. Piastri voto 7. Sorpassa Norris per poi essere sorpassato da lui, per poi tagliare il traguardo dietro di lui ma essere classificato avanti perché aveva una penalità. Parkour. Gasly voto 5. Si scaglia contro Sainz, ne dice di tutti i colori per l'impeding fatto appunto su di lui, dimenticando che due settimane fa in Spagna ha preso 6 posizioni di penalità in griglia per 2 impeding, di cui uno su Sainz. Dillo alla mamma. Norris 7,5. La FIA ha addirittura coniato un nuovo termine per esprimere e descrivere quello che ha fatto. Dillo all'avvocato. Tsunoda voto 6. La cosa più bella del suo weekend è stato sicuramente quando si è lanciato nel lago. Yuppie Tsunoda. Hülkenberg voto 6. Il suo non andare a podio è diventato talmente tanto un meme che la FIA si preoccupa di non farglielo nemmeno pensare e quindi gli leva la seconda posizione in griglia dandogli 3 posizioni. Rassegnato. Magnussen e De Vries voto 4. Stavano litigando per il parcheggio per poi accorgersi che era a pagamento. Strisce blu. Passiamo ad essere ritirati che non prenderanno alcun voto. Sargeant ferma la macchina in prossimità di una via di fuga. Latifi al suo posto avrebbe fatto uscire 4 safety car e 2 bandiere rosse. Novellino. E terminiamo con George Russell. Un attimo prima era quarto, l'attimo dopo era un muro, quindi 18°, poi 8°, poi ritirato. Magic. Le pagelle ignoranti sono finite qui, se vi sono piaciute vi invito nuovamente a mettere mi piace al video e iscrivervi al mio canale e seguirmi su tutti gli altri social e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!